che cosa succederà per quelle fasce, quelle categorie particolarmente deboli, particolarmente fragili, che erano già deboli e fragili prima del Covid. Che cosa Certo. succederà domani per loro, per i portatori di handicap, per i malati psichiatrici, per gli anziani, per la povertà assoluta, cioè una serie di categorie che il nostro sistema di welfare aveva provato ad arginare e aiutare. Ecco che contemporaneamente sto pensando e rifletto, ma la nostra grande famiglia, che noi cerchiamo di aiutare come CESBOT quotidianamente, che è fatta dagli enti del terzo settore, come dovrà cambiare nel cercare di affrontare e di aiutare queste categorie più deboli, più fragili? Come potrà adeguarsi? Fra l'altro, categoria che risente anch'essa di questo grande elemento di disagio dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle vocazioni di volontariato, perché ovviamente quando uno poi si Certo. trova in situazioni di difficoltà pensa più a se stesso, alla propria famiglia, che non agli altri. Il punto di vista economico, noi abbiamo fatto una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter essere inseriti come enti del terzo settore a poter usufruire di aiuti economici, perché noi abbiamo tante associazioni, soprattutto quelle piccole, piccolissime, che non riescono a pagare l'affitto, che non riescono a pagare le utenze, che non riescono ad andare avanti perché purtroppo avendo bloccato tutta l'attività hanno bloccato anche quelle piccole, esili risorse e entrate che potevano avere. Ecco, questo è lo scenario, il panorama che io credo, anche come CESGOT, come Centro Servizio di Volontariato, dovremo cercare di affrontare nello scenario più complessivo e più generale, che erano diciamo, le cose che dicevamo insieme e che diceva anche la professoressa.